Salve a tutti maniaci del collezionismo e benvenuti in Figure Maniaci TV! Finalmente il nostro Todd McFarlane si è deciso a fare le figure del Cavaliere Oscuro e oggi andremo a recensire uno dei Joker più iconici della storia, ovvero il Joker interpretato da Heath Ledger per la linea McFarlane Toys DC Multiverse. Andiamo subito a vedere la scatola, qui di fronte abbiamo il nostro Joker, bellissimo. Ai lati abbiamo la scritta The Joker The Dark Knight Trilogy e nel retro abbiamo la foto del nostro Bane, perché dentro ci sono i pezzi per creare il Bane che non andremo a fare perché a breve uscirà la recensione del Bane già completo. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirlo subito. Oh, ed eccoci qui con il nostro mitico Joker fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori che non ci sono praticamente, ma abbiamo come sempre all'interno della scatola la carta da collezione del nostro Joker, il sito Why So Serious Spettacolo. E abbiamo la basetta, come in tutte le altre figure, con la scritta DC. Poi come unico accessorio abbiamo queste mazzette di soldi che sono fatte benissimo, guardate che meraviglia. E qui hanno addirittura il pernetto per inserire il piede del Joker per farlo stare in piedi. Bella questa cosa qui. E sotto abbiamo anche un gommino perché non scivoli nella vetrina. Spettacolo! Andiamo a vedere più da vicino il nostro Joker e devo dire che qui Todd McFarlane ha fatto un lavorone, perché il viso proprio lui è spettacolare. Forse doveva farlo un po' più sporco, ma va bene lo stesso, è proprio figo. Il vestito è tutto in gomma morbida, come potete vedere, meraviglioso. Qui abbiamo la catena, spettacolo, anche questa in gomma morbida. E qui abbiamo tutti i dettagli dei pantaloni e le scarpe sono realizzate alla perfezione. E il nostro Todd non ci ha messo, come nelle altre figure, la mano a pugno da sostituire a questa, visto che questa qui serve per impugnare una pistola che dentro la scatola ovviamente non c'è, come sempre. E sta cosa dà molto molto fastidio. Bisogna acquistare a parte il pacco che ha fatto di armi McFarlane, ma se uno vuole questa figura qui perché deve comprare un pacco per avere le armi? Non ha assolutamente senso. Passiamo alle articolazioni del nostro Joker, il polso può andare giù, può andare su, può ruotare. Doppia articolazione qui al gomito, rotazione qui al bicipite, il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti, può andare indietro benissimo, piccola butterfly joint qui alla spalla, le gambe si aprono magnificamente, possono andare avanti e possono andare indietro benissimo, spettacolo l'articolazione, rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio, il piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, piegamento qui alla punta. Il busto può ruotare qui sotto e non qui sopra perché è tutto completo, non c'è nessuna articolazione qui nel centro della pancia, si muove così ed è in gomma morbida, bella trovata. Può piegarsi in avanti e indietro benissimo, la testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù benissimo e in su leggermente meno perché i capelli toccano qui nella giacca. Passiamo all'altezza del nostro Joker, che misura 18 cm e mezzo con i capelli. Sempre per la linea McFarlane Toys andiamo a paragonare al rarissimo Joker White Knight e a Nightwing e Superman infatti. Poi lo andiamo a paragonare al fantastico Cavaliere Oscuro e direttamente dal film The Flash al Batman interpretato da Ben Affleck in versione custom, che se vi siete persi entrambe le loro recensioni le trovate qui in alto a destra e qui sotto in descrizione. E per finire lo andiamo a paragonare sempre per la linea McFarlane Toys al leggendario Batman interpretato da Michael Keaton e al nostro immancabile Goku, Sunrise on Earth, Ace Figures. Passiamo ai voti del nostro Joker e qui Todd McFarlane ha creato una figure splendida, ma non posso dare il voto pieno perché manca la mano intercambiabile, dato che ci ha messo una mano per impugnare la pistola o il bazooka che dentro la scatola ovviamente non c'è, però per il resto la figura è veramente spettacolare. Le mazzette di soldi sono stupende, hanno anche il pernetto per farlo stare in piedi, per chi espone in vetrina senza basette si può mettere quella lì che tanto non si nota. Le articolazioni, nonostante il vestito in gomma, sono splendide, avete visto delle articolazioni paurose e il volto è praticamente identico a quello di Heath Ledger. Quindi che dire, se siete gli amanti come me del Cavaliere Oscuro, questa action figure non può assolutamente mancare nella vostra collezione. E con i nostri due splendidi rivali concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo che se volete acquistare queste action figure e tante altre vi lascio qui sotto in descrizione il link di Multiplayer Club. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figure Maniaci TV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao!